L'appuntamento di domenica 5 febbraio è previsto a Fano, presso la chiesa di Santa Maria del Gonfalone alle ore 10 ed è il convegno Islam Femminile, che è una prosecuzione di un percorso iniziato lo scorso anno dentro la rassegna Impronte Femminili, che si è occupata di creare il dialogo con le comunità straniere delle donne presenti nel nostro territorio. In questa occasione ci occupiamo nello specifico di seconde generazioni e più nello specifico di come le prime generazioni possono aiutare le seconde generazioni nell'emancipazione, per cui ci sarà anche un approfondimento proprio nel dialogo, nel rapporto fra madri e figlie musulmane nel nostro territorio. Saranno diversi conferenzieri presenti, molto importante la presenza dell'Università di Urbino con la collaborazione del professor Barberis, che diciamo vede la presenza di una ricercatrice, appunto Gul Incebeco. Molto importante anche la presenza dell'imam di Lecce, Seyfeddine Maurufi, anche la presenza di una relatrice del territorio importante, Munia Lalli, come Shaima Maher, una coach proprio del dialogo intergenerazionale, e molto importante sarà anche la presenza della prefettura nella persona del viceprefetto Fiorangelo Angeloni, che presenterà un progetto portato avanti dalla prefettura degli ambiti sul territorio di integrazione tra culture, tra diverse culture nel nostro territorio. Ringrazio di cuore anche le associazioni che con noi hanno fatto questo percorso, prime fra tutte Al-Firyat, le donne musulmane appunto del nostro territorio, ma ci sono anche l'imam di Fossombrone di Fermignano, come l'ufficio Migrantes della diocesi, l'ufficio del dialogo interreligioso, la Caritas diocesana e l'associazione per la pace. Per cui ecco, vi aspettiamo domenica mattina.